sei confuso. Occhio, fate un po' di pace. Quanto c'è questo?
grande gioia per tutto il popolo. Ascoltatela con cuore gioioso. Gloria in excelsis Deo. Spiega il perché la nostra celebrazione del Natale
quest'anno ha scelto questa sera. Siamo qua venuti, sospinti dalla carità del Natale, perché la vostra prova ci ha chiamati, ci ha quasi obbligati a venire. Siamo qua venuti nel giorno della tenerezza e della fortezza dell'amore, per piangere con voi, Cristo, sì, Fiorentini, nei 100 titoli che voi potete avanzare per la nostra affezione, per la nostra stima, per l'umana e cristiana comunione, un altro titolo si è aggiunto, che ora, più di ogni altro, ci ha messo in cammino, il vostro dolore, così grande, così singolare, così fiero e così degno. Siamo venuti per condividere la speranza che vi ha tutti sostenuti nella sventura, per essere noi stessi confortati. Conosciamo le vostre virtù umane e civili, la vostra tempra fiorentina, vibrante di intelligenza, di coraggio, di laboriosità, di senso acuto ed operante della realtà. Sono virtù codeste che, messa alla prova, insorgono, si affermano e si accrescono, non cedono. Così avviene in codesta drammatica contingenza, che invece di fiaccare corrobora le vostre energie e le moltiplica. Questo ci disse il Padre. Se le prime parole che abbiamo pontefice ci emozionano, ci commuovono, queste ultime ci inorgogliscono e al tempo stesso ci intimoriscono, nella consapevolezza che si suona anche con un esame di coscienza. Siamo stati fedeli a tale alta consegna, soprattutto al di là dell'inevitabile riconoscimento delle nostre inadeguatezze e ritardi, ci interrogano su quale possa essere la sorgente alla quale alimentare tali virtù. La risposta ce la offre ancora Paolo VI nella conclusione della sua omelia. Disse così: ma c'è ben altro nelle riserve della coscienza fiorentina, le riserve geniali e spirituali che vi ha depositato la vostra incomparabile tradizione. E il nostro accenno a codesta ricchezza mira soltanto a ricordarvi che essa non deve essere, come del resto non è, molto buono Paolo VI, puro oggetto di contemplazione e di orgoglio, ma sorgente di ispirazione e di impegno. Non deve essere soltanto storia passata e finita, ma stimolo di una ricerca sincera e originale dei valori immortali e universali che essa racchiude di così. E studio deve essere sforzo per rivivere e per emulare la grandezza spirituale di un tempo, per bandire da voi, se bisogno vi fosse, ogni bella indirizzo, ogni decadente criticismo, ogni opaco materialismo, e per rinascere. Rinascere popolo vivo e unito, popolo laborioso e credente, popolo tipico e moderno. Rinascere, figli carissimi, è una parola che sa un'utopia per chi non conosce il Natale. Rinascere vuol dire rifare se stessi, i propri pensieri, i propri propositi. Vuol dire per voi, fiorentini, ritrovare le energie interiori dello spirito che la vostra tradizione cristiana ha inserito nell'essere vostro.
per riacquistare coscienza della vostra vocazione a irradiare appunto lo spirito e a diffondere nel mondo, cominciando da quello che viene qua pellegrinando alla vostra scuola di arte, di storia e di lingua e di civiltà, quei valori immortali e universali di cui dicevamo e di cui la fede cattolica dei vostri santi e dei vostri grandi possiede la sempre feconda radice. La vostra vocazione fiorentina è nello spirito, la vostra missione è nel diffondere ed è per riaccendere in voi questa coscienza, questa fiducia in un'ora che può essere decisiva per il vostro orientamento morale che noi siamo venuti a celebrare il Natale con voi, il Natale non solo di Cristo ma vostro, il Natale della speranza cristiana. Faccio eco le parole del Papa e vi esorto, fiorentini, a ritornare a Cristo, a ritrovarlo nelle periferie delle povertà dell'umanità, per ritrovare le radici della nostra virtù e fare del Natale di Cristo il Natale nostro, la nostra rinascita. Al termine di quella celebrazione, Paolo VI compì un gesto inatteso. Appuntò sul gonfalone della nostra città una medaglia del suo pontificato, quella che celebra il Concilio Vaticano II, come riconoscimento alla sofferenza e al tempo stesso al coraggio e alla incipiente rinascita della nostra città. Sono grato alla nostra amministrazione comunale per aver portato questa notte nella cattedrale il nostro gonfalone, il solo gonfalone nel mondo che si fregi di una medaglia della Santa Sede, per di più appostagli dalle mani stesse del mondo. Sia il richiamo per noi alle nostre virtù, ma anche alla missione di Firenze, quale città su ponte, come la definiva Giorgio La Pira, una missione universale di verità dell'umano e di costruzione della pace. Buon Natale.
questo in memoria di me. Mistero della fede. Allontani da voi le tenebre del male e vi illumini con la luce del bene.